finito l'evento di Nokia, questo è il primo contatto con il nuovo Nokia 6, che come potete ben immaginare, come è anche stato ripetuto più volte all'interno della conferenza, è realizzato totalmente in alluminio unibody. Come potete vedere, c'è una fotocamera posteriore da 16 megapixel con il logo Zeiss, quindi la qualità dovrebbe essere assicurata. Ma guardiamo innanzitutto cosa è presente in alto: il jack da 3,5 mm, il frame in realtà è interrotto da una banda in plastica per le antenne, presumibilmente. Sul lato invece destro il tasto di accensione e di spegnimento è quello di regolazione dei volumi. Faccio notare che è presente anche il taglio diamante in basso, porta di tipo C, con altoparlante di sistema, primo microfono che è inserito all'interno della banda in plastica sempre per la connettività, carrellino per l'installazione della SIM, posteriormente ritorno, indugio un pochettino sulla fotocamera posteriore per farvi notare innanzitutto il design. Sembra prendere questa colorazione un po' di ditate, però ovviamente questo è un contesto estremo. Il sensore di riconoscimento dell'impronta digitale, il logo di Nokia e anche in questo modello Android One. Guardiamo subito che tipo di software quindi è presente, ma ci aspettiamo sia quindi Android nella sua versione 8.1, ed infatti non sono stato smentito. Vado a ricapitolare alcune caratteristiche tecniche: abbiamo un bellissimo display che in effetti è anche molto luminoso anche in questo contesto, da 5,5 pollici Full HD, una batteria da 3000 mAh e un processore Qualcomm Snapdragon 630 che dovrebbe riuscire a muovere con semplicità e facilità tutte quante le applicazioni. Come potete ben vedere è presente una personalizzazione, o meglio è assente una personalizzazione del produttore, proprio in virtù del fatto che sia installato Android One. Vi assicuro che la qualità in mano si fa davvero sentire. Per il momento è tutto dal Mobile World Congress.